raggiungere la patria celeste. Insegnaci ad essere buoni cristiani, capaci di farci ricevere da Gesù, perché sia Lui a fare di ognuno di noi ciò che Lui vuole. Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Rofino, a lei va il mio vivo ringraziamento per aver accolto con gioia l'invito a presiedere questa Eucaristia, rendimento di grazie a Dio e mistero della comunione trinitaria ed ecclesiale. Grazie ai chierici regolari teatini per la loro presenza viva e attiva nella nostra comunità e per l'amore che provano verso il nostro e il loro caro santo Andrea Avellino. Un grazie particolare va alle suore ancelle di Santa Teresa del Gesù Bambino. E possiamo dire che abbiamo quasi tutto l'ordine, perché anzi abbiamo l'ordine. E qui presente in mezzo a noi la Madre Generale. E permettetemi, diamo un caloroso bentornato alla cara Suor Patrizia. In questo giorno così gioioso e solenne, come potrei dimenticare il mio caro predecessore, Don Sante Di Matteo? Amato da Dio, fedele custode del gregge che il Padre gli ha affidato, e grande devoto di Sant'Andrea, possa egli cantare in comunione con Sant'Andrea e con tutti i santi le lodi di Dio.